Stamattina i ministri dell'Ambiente Orlando e del Lavoro Giovannini per la firma del protocollo utile a garantire la sicurezza dei lavoratori negli stabilimenti Ilva ed Eni. Per noi c'era Mimmo Spina. Gruppi di controllo saranno costituiti da rappresentanti dei vari enti, quindi dalle due grandi aziende presenti su Taranto, Ilva ed Eni, con l'obiettivo di estendere l'esperienza a tutte le realtà produttive del territorio. Un capitolo importante del protocollo sulla sicurezza sul lavoro sarà dedicato unicamente ai lavori dell'autorizzazione integrata ambientale, ma di grande rilievo è la parte dedicata alla formazione, per la quale il personale dei due colossi industriali dovrà essere perfettamente a conoscenza delle misure di sicurezza. Questo in sintesi il contenuto dell'importante accordo sottoscritto un'ora fa dal ministro del lavoro Enrico Giovannini, dell'ambiente Andrea Orlando e dai rappresentanti delle istituzioni, dalla regione Puglia alla città di Taranto, passando per i vertici dell'INAIL, quindi delle ASL. Però le regole non bastano, è necessario acquisire proprio la cultura della difesa e dell'accrescimento del capitale umano all'interno delle aziende, quindi vuol dire formazione sui lavoratori, sui manager, per mettere al centro dello sviluppo dell'azienda la persona e quindi naturalmente la sua sicurezza. Il protocollo da questo punto di vista è, credo, una delle esperienze più avanzate che si siano realizzate nel nostro paese, non solo per gli obiettivi che si dà, ma anche per il numero di soggetti che viene coinvolto. Una cultura della prevenzione è innanzitutto una cultura della conoscenza. La grande fabbrica, per esempio, espone a rischi importanti soprattutto quei lavoratori che provengono dal subappalto e dall'appalto, che sono esterni alla vita della fabbrica, che non ne conoscono la geografia, le infide, gli agguati.